Salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti a questo nuovo video. Io sono Jack e oggi vi porto un video chiacchiericcio, nel senso che voglio rispondere a una domanda che mi è stata fatta su una live su Instagram, cioè che mi è stato chiesto come faccio a leggere così tanto. Non è che io leggo così tanto e poi non è che conti la quantità, conta la qualità, ricordatevelo sempre. Voglio rispondere per l'appunto a questa domanda dicendo che io quel mese, il mese di aprile, ho letto tanto, ma a mia discolpa devo dire che effettivamente erano tutti libri molto molto brevi e quindi forse è quello che il numero sembrava, cioè 11 libri, chissà quanto legge Jack. No, io leggo anche abbastanza lentamente perché me lo sono messo nei buoni propositi per il 2018 di contare di più sulla qualità della mia lettura. Voi dovete sempre considerare questo, che leggere lo dovete fare per voi stessi. Se dovete leggere per la scuola o siete dei critici, dei giornalisti o lo fate per lavoro, questo è un altro paio di maniche. Ma se no, leggere dovete farlo per voi stessi. Ognuno ha il suo ritmo. Uno in un mese, ad esempio, può leggere un libro come 20. Dipende sempre quanto tempo riesce a dedicare a quella lettura e che tipo di impegni ha nella sua vita. Bisogna considerare sempre questo. Io lavoro da casa e quindi posso gestirmi un po' io il tempo da dedicare alle letture. E comunque sia, io cerco di dedicare la massima attenzione perché io effettivamente sarà brutto dirlo così, non sapevo leggere, nel senso che io fino a poco tempo fa leggevo, ma non mi concentravo su niente. Anzi, voglio fare una piccola precisazione. Se mi vedete con la faccia gonfia è perché ho un ascesso e quindi cioè, non sarò molto bello da vedere, ma non sono molto bello neanche nella normalità, quindi concentratevi di più sulla mia voce. Comunque, tornando a quello che stavo dicendo, concentratevi su quello che state leggendo. Portatevi sempre dietro dei libri, perché l'importante per un lettore è avere sempre dietro uno o più libri. Vi spiego, io adesso ho provato a leggere più libri contemporaneamente. Effettivamente questa cosa mi sta piacendo veramente tantissimo. Devo ringraziare tutte le persone che mi hanno dato un consiglio molto molto utile per leggere più libri contemporaneamente e voglio trasmetterlo a voi che magari non ci avete pensato. Differenziate le letture che volete fare insieme. Per esempio, se state leggendo un libro con una tematica X, leggete l'altro libro con una tematica Y. Oppure, se state leggendo un libro cartaceo, l'altro leggetelo in ebook, per esempio. Oppure potete leggere, non lo so, un fumetto che comunque anche a livello visivo può magari appagare molto di più e vi distrae, comunque vi fa concentrare di più. Perché se non siete concentrati nella lettura, chiudete il libro e fate altro. Andate, non lo so, a fare cagare il vostro cane, andate a picchiare la gente o picchiare il fidanzato, perché il fidanzato merita sempre di essere picchiato. Lui non lo sa, ma merita sempre. Quindi andate a picchiare lui, tanto i giochi sadomaso in qualche modo, poi alla fine glieli fate fare e lui è contento. Quindi, se non avete voglia in quel momento, chiudetelo. Però vi consiglio di portarvi sempre dietro più di un libro, perché non si sa mai che cosa avete voglia. Se magari state leggendo una cosa, però avete in mente di leggere, però io in questo momento voglio leggere, che ne so, Vatte la pesca che è andato a fanculo e stava pigliando calci in culo con la zoccola e quindi volete leggere quello. Io adesso mi porto sempre nella mia borsa e nel mio zaino più libri perché non so mai di che cosa ho voglia in quel momento. Anzi, vi sprono a portarvi dietro i libri perché voi non potete capire quanti momenti vuoti avete durante una giornata. Io parlo per esperienza perché io comunque vado spesso da dei miei clienti e io finché i negozi o comunque il mio cliente non è libero, devo aspettare. È capitato di aspettare un'ora, due, tre, e io che faccio? Sto lì a guardare il cellulare, guardo Facebook, continuo a scrollare la home? No. Leggo, il tempo passa e non ve ne accorgete neanche, quindi avete impegnato una giornata che sembrava
inutile leggendo e arricchendo voi stessi. Un altro consiglio che vi voglio dare, che io non facevo per esempio, è che quando leggete un libro cercate sempre di approfondire le cose, leggete le prefazioni, leggete le postfazioni, perché sembrano delle stronzate. Però ad esempio mi viene in mente Memoria di una geisha: se io non avessi letto la prefazione non avrei saputo che comunque questa storia di Sayuri, comunque di Chiyo, era ispirata a una storia vera di una geisha veramente vissuta che si chiamava Ueneko Mimo, vabbè, un nome giapponese complicatissimo, vabbè. Però era per dirvi che comunque le prefazioni vi danno qualche chicca comunque sull'autore, su perché ha scritto quel libro, perché il senso di un libro, per questo vi dicevo che io non sapevo leggere, perché quando leggete una storia, qualunque libro esso sia, vuole sempre trasmettere un messaggio, però per capire quel messaggio bisogna fare una ricerca, e per fare una ricerca ci vuole un po' di curiosità. Se avete questa curiosità, rompete questa barriera, andate oltre. Se non avete capito qualche cosa, chiedetelo. Cioè, io per esempio, di questi libri qui, puttanica, della Via Editore, che sono nuovissime, quindi nessuno per il momento li ha ancora recensiti, adesso vi porto, a breve è il prossimo video da registrare, sono libri nuovi e quindi io obiettivamente non avevo modo di comunque conoscere. Beh, però io di questi quattro, per esempio, questo è quello che mi è piaciuto di più, però che mi ha lasciato più perplesso, perché avevo un sacco di interrogativi. Per fortuna l'autrice è un'autrice emergente, molto alla mano, Ilaria Brogna, l'ho contattata, dovrei andare anche a fargli un'intervista. Fortuna vuole che YouTube adesso mi ha dato questa visibilità e quindi posso fare queste cose, perché io fino a 2 giorni fa ero il primo dei pirla, e per me questa cosa mi rende fortemente felice, perché questo libro, avendolo letto, io sono rimasto un po'... ma sarà giusto la cosa che ho pensato? E infatti io gli ho scritto: senti, guarda Ilaria, io dal tuo libro ho capito che ci sono 7 racconti, ma io da questo ho capito questo, da questo ho capito questo, da questo ho capito questo. Lei me l'ha un po' smontata la cosa, effettivamente era molto plausibile, perché quando uno ha una lacuna, comunque è ignorante in una cosa, deve approfondire, deve chiedere, perché non c'è niente di cui vergognarsi, perché una persona che sa già tutto, cioè per me si può anche impiccare sinceramente, perché se uno sa già tutto, cioè è il signore onnipotente e va bene così, cioè non ha più niente da imparare dall'umanità, ammazzati, perché tanto che cosa vivi a fare. Quindi la cosa bellissima, per esempio, io parlo di questo libro perché è l'ultimo libro che mi ha lasciato delle perplessità, è stato bellissimo comunque confrontarmi in questo caso con l'autore, cioè non si può sempre fare, perché non è che posso chiamare Stephen King e dirgli: guarda, io non ho capito il tuo libro, brutta faccia da cazzo, adesso me lo spieghi, se no ti ribalto la casa, ti ammazzo la famiglia e ciao. Però se non c'è la possibilità di contattare un autore, si può per esempio confrontarsi con gli amici, con i parenti, con, non lo so, con internet. Internet è veramente una fonte di sapere veramente infinita, quindi se avete dei dubbi su determinate cose, perché non colmare determinate lacune approfondendo le cose, perché vi possono solo arricchire, niente vi può danneggiare. Anche se fate una lettura brutta, in qualche modo vi fa crescere come persone, perché vi dà un senso critico molto più profondo e vi dà un'altra prospettiva della vita, cioè comunque vi dà qualche cosa, anche la lettura più scadente. Non vi concentrate, non vi focalizzate sul numero, perché i numeri sono numeri. Concentratevi sul libro, concentratevi sulla vostra lettura, fatela sempre quando vi sentite, quando siete nel momento giusto, perché gli dovete prestare la giusta attenzione. Concentratevi sulle prefazioni, sulle postfazioni, se non ci sono, perché è possibile che non ci siano, confrontatevi con amici, parenti, YouTube, con chi cazzo vi pare, però confrontatevi, perché è sempre bello poter esprimere il proprio parere con un'altra persona. Io ho trovato questo canale per poter esternare comunque i miei pensieri. Io infatti vi invito a scrivermi tutti i vostri pensieri, perché quello che dico può essere perfettamente sbagliato, però se avete dei consigli, se avete delle perplessità, se avete di qui, di là, di lero, comunque scrivetemi qui sotto, perché una persona, se non si confronta con le altre, ripeto, anche qui si può uccidere, o va a fare del sadomaso spinto con una piccola sadolesbo, non lo so, ucraina, e
ciao, e quindi però io penso sempre che una persona, se si vuole definire lettore, si deve sempre confrontare con letture più varie possibili. Poi è chiaro che una persona ha un genere magari preferito, comunque predilige determinate letture, però ad esempio per me, a me piace leggere un po' di tutto, chiaramente così lo spettro è davvero ampissimo. Però ci si prova. Nella vita, come nei libri, penso che la cosa che ti cattura è il modo come uno spiega le cose, come uno le scrive, ad esempio. Cioè, ci sono questi libri, adesso sto leggendo un libro bellissimo, Odore di mare, fil di ferro, Gelsomini, che è bellissimo. Sono dei ricordi molto molto toccanti perché comunque rievoca delle sensazioni sensoriali bellissime, molto poetico, ma anche molto divertente. E lì non dice niente di che, però lo dice in un modo che è molto coinvolgente, come lo era stato per me, L'arte di collezionare le mosche di Frank Sjöberg. A me questo suo divagare da un argomento all'altro, quindi è riuscito a parlare di 100.000 argomenti in un libro così breve, 200 pagine, e io quando ho finito la lettura ho detto: impossibile, che erano 200 pagine, sembravano molte, molte di più. E questo addirittura è. Io sono arrivato a pagina 90, in questo momento in tutto sono 160, quindi sono un po' più della metà. Però a me sembra di aver già assimilato un sacco di concetti, di argomenti, di nozioni, veramente è fantastico. Io con questo veramente vi invito tutti a dirmi le vostre opinioni. Chiaramente questo è stato un video un po' così, ditemi se vi può piacere questo tipo di format. Rientrerà nella categoria, nella rubrica Solo Jack consiglia. E se vi piace, magari ne farò altri. Ditemi voi qui sotto tutte le vostre impressioni. Io vi invito a mettere un mi piace se il video vi è piaciuto. Vi invito a iscrivervi se non l'avete fatto. Tutte le solite manfrine di merda che dico a fine video. In più con la faccia gonfia. Rende tutto ancora più comico. Vi lascio qui sotto anche tutti i miei social nel caso mi volete contattare, stalkerare. Lo sapete che ve lo invito sempre a mettervelo nel culo. Però vi lascerò qui sotto anche la mia affiliazione nel caso volete fare degli acquisti su Amazon. A me viene riconosciuta una piccola percentuale che mi aiuterà a comprare altri libri. Certo, Jack ne ha bisogno. Quelli mancano sempre. E comunque sostenere il canale. Io vi ringrazio se siete arrivati fino a questo momento. Io vi saluto e vi rimando al prossimo video. Ciao!